Stiamo ripetendo a questo governo che senza lavoro non c'è prospettiva per il paese. E senza lavoro ci sono 3 milioni di disoccupati a cui nessuno risponde. Senza lavoro i nostri figli continueranno a fare le valigie decidendo di andare all'estero, privando noi della possibilità di descrivere un futuro. Senza lavoro questo paese non esce dalla crisi, continua ad sprofondarci dentro. Vorremmo dirgli che se il messaggio era un messaggio tanto tiriamo dritti, sappia che sappiamo tirare dritti anche noi, che non abbiamo bisogno di sentirci minacciati, perché abbiamo la certezza, la forza, la convinzione. Noi sì che vogliamo cambiare questo paese e sappiamo che il paese si cambia se si danno delle risposte concrete. Perché invece di distribuire delle risorse a pioggia al sistema delle imprese, non si dice noi vi finanziamo la ricerca, gli investimenti e le assunzioni, ma devono essere delle assunzioni in più dei lavoratori che già oggi avete. Non vi permettiamo di licenziarli, di sostituirli, vi chiediamo di aumentare l'occupazione, allora sì, contribuisce anche il paese. Non è difficile, ci ha raccontato che noi avevamo applaudito che saremmo andati verso gli ammortizzatori universali, che non andava bene che ci fossero lavoratori che avevano le tutele ed altri che non ce le avevano. Possiamo guardare cosa stanno scrivendo? Stanno scrivendo che chi ci aveva le tutele ne avrà un po' meno, che quelli che non le avevano continueranno a non averle, ma nel frattempo la disoccupazione è cresciuta. Ci sono le risorse che vengono dagli evasori, ci sono le risorse che vengono dalla corruzione e ci sono, diciamolo, anche le risorse delle grandi ricchezze che continuano a guadagnare dentro la crisi, mentre il mondo del lavoro si impoverisce. Si abbia il coraggio di chiedere a loro di partecipare al salvataggio di questo paese. Si abbia il coraggio di dire che bisogna pagare in base a quello che si ha, non in base al fatto che i lavoratori e i pensionati sono gli unici grandi contribuenti del paese. E questo cambiare verso, questo sì cambierebbe la faccia del nostro paese, questo sì determinerebbe un po' di uguaglianza e un po' di condizione di ognuno di noi. E anche qui non chiediamo delle cose complicate, chiediamo delle cose molto semplici. Dove sono gli italiani? Basta! I diritti sono diritti!